Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Beppe, siamo rimasti nella zona di Piazza Grande, siamo in piazza. Guarda che spettacolo, ragazzi, che spettacolo di piazza, veramente unica. Diciamo che io ho un po' girato il mondo, cose belle ce ne sono, ma questa è unica nel suo genere. Peccato che, ripeto, sembra il deserto dei Tartari, che non c'è nessuno. Ci sono quello antiquari qui a sedere, aspettare chi non viene. Come chi non viene? Non viene, oggi non viene nessuno. Purtroppo in questo modo. E quest'anno si è avuto un tanto turismo, ma un turismo povero, capito? Dal Panino e via. Molti spagnoli, molti francesi. Siete troppo cari, per quello. No, perché non sono venuti via, sono venuti per vedere le nostre bellezze, diciamo così. Hanno comprato poco? Poco. Ormai è tanto diventato un problema annoso, come si suol dire. È così, non è mai stato fatto un investimento sul turismo, anche i servizi sono spesso mancati, basta una per tutti, non ci sono i bagni pubblici in Piazza Grande. Sono chiusi, ma è da tempo memorabile che non ci sono. Quando ho detto questo ho detto tutti. Ritorna al vecchio problema che sono tutti i servizi pubblici in città che sono tutti chiusi. Non ho capito perché si mette una copra. Dove vai? Va lì. Che c'è da parlare del bello ora. Vieni qua. Sì, ci sono tutti i servizi meno che i bagni. Tutti i servizi meno che i bagni, ma tutta la città è così. E qui sicuramente andrebbe trovata una cooperativa, affidargli il servizio, logicamente faranno pagare il servizio come fanno pagare dappertutto, in qualsiasi parte d'Europa tu vada, tu paghi, e quindi però hai un servizio in questo modo qui. Invece la gente si trova in difficoltà, cioè, o va in un locale pubblico. C'è da capire anche questo, i bagni ci sono per il saraceno, capito? Noi che c'è la fiera e c'è la gente quanto il saraceno, non portano un bagno. C'è i famosi bagni volanti, no? Chimici. Niente, non c'è bagni. Quindi è una... Ma con il nuovo sindaco è cambiato qualcosa o è tutto come prima? Il nuovo sindaco non sa neanche che succede in Piazza Grande. Hai capito? Il nuovo sindaco ha detto che non sa neanche quello che succede in Piazza Grande. Non lo sa neanche in dove. No, lo saprà perché per Saracino vuole fare il simpatico, se vuole vestire. È venuto qui sopra poi. Bravo, se vuole vestire. La famosa terrazza per consegnare al lanciatore, vuole fare il bello, capito? Però non fa niente di sostanziale. Però, diciamo, ora per Natale la portano la gente in piazza. Con tutti i mercatini ve la portano la gente in piazza. A noi ci fa piacere. Le cavano la fiera? Viene quella un pochino sfalsata, sì, quello è vero. Però va bene, quando viene la gente va sempre bene. È un pubblico che è dato anche per voi? No, per noi no, però fa piacere vedere la piazza movimentata, capito? Le chiacchiere, c'è qualcuno, capito? Tipo Rossi che è andato lassù, che se vuole lo vuol dire perché si vergogna, però è lui di quelli che invece gli gira le scatole perché la fiera di Natale la fa in bianco, che non c'è nessuno in Piazza Grande che compra. Ma lo diciamo, questo è un lavoro, Marconi, che non si può prevedere. Questo qui, te magari arrivi alle 8 la sera, stai per chiudere. Arriva il cliente giusto. Quello è vero, Questo è il lavoro imprevedibile, ecco. Dai. Quindi non è detto anche dal pubblico di Natale. Quest'anno tocano anche di più, poi sembra, no? Mi pare sì. Dal 25. Sì, bravo. 25 novembre. Bravo. 25 novembre domani è. Oh, scusa, sono incoglionito, dai. Lui voleva saltare un mese. Sì, perché a me l'inverno mi strazia, quindi più ne salta, capito? Hai capito? Quando c'è lui. Anche se mi sindaco, andavo meglio le cose. La porchetta però non arrivo mai. Ma questa è una bella storia, si incazzarono tutti. I lettori nei quartieri che avevano vinto la porchetta si incavolarono perché io non avevo fatto la porchetta, ma si erano dimenticati tutti che prima che arrivassi io avevo fatto un verbale nel quale si era detto che per risparmiare le spese della giostra veniva eliminata la porchetta e l'avevano firmato tutti e quattro i quartieri. Però dopo quella sera si erano scordati tutti, capito? La colpa era la mia, facile. Sempre colpa tua. Adesso la gente in piazza arriva, perché dal 25 novembre c'hai i mercatini di Natale. Sì, vabbè, ma i mercatini di Natale... E ti spostano la fiera. Ti va bene o no? Ma
Mi va bene o no? È logico che un po' di disappunto c'è in tutti, gli antiquari, specialmente gli espositori, non penso che ci abbiano piacere, però non è lì il punto, perché la fiera non è che deve essere valorizzata episodicamente, dovrebbe essere sempre fresca e viva in tutto l'anno. Dall'avvento, devo dire questo a onor del vero, da quando c'è il dottor Rossi, primo rettore della Fraternita, c'è stato un salto di qualità. Questo ho visto, ci sono anche prospettive di finalmente di inserire ulteriori settori, perché adesso ad esempio poi, c'è le auto e moto d'epoca che tirano a far paura, non ho capito perché la fiera che attira. Ma l'elemento vincente è quello che ha fatto il dottor Rossi, l'abbinamento cibo cultura è una mossa vincente, è una mossa fondamentale. Allora, e mi fermo, andiamo qui. A Cesare, perché di Cesare siamo dottor Rossi, bene. Va bene, grazie, ci vediamo domani. Ciao.